presumiamo, anzi ormai ne abbiamo la certezza, che per le caratteristiche dell'atto che ci è stato mandato, senza timbro, senza iscrizione nelle notizie di reato, senza pubblico ministero procedente, senza le fattispecie delittuose per cui si indaga, che sia stata tutta opera del comandante della Polizia Municipale, il quale, con evidente intento intimidatorio, ha mandato qua due suoi agenti, guarda caso, il giorno prima della conferenza stampa annunciata, dove avremmo parlato appunto del comandante Noè e delle sue missioni, tra virgolette, chiamiamole così, a fare il relatore in giro per l'Italia. Quindi è chiaro l'intento intimidatorio, è inconcepibile un atteggiamento del genere. È soprattutto inutile perché noi continueremo a fare le nostre conferenze stampa e a svelare quelle che sono, le chiamiamo noi tra virgolette magagne, ma io chiamerei corbellerie, che il comune di Parma o chi per esso, ripeto, fa. Intanto il signor Noè dovrà rispondere a dei precisi quesiti che noi abbiamo posto, essendo lui comunque stipendiato da noi cittadini. E soprattutto, quello che dichiaravo anche prima, riguarda il deposito di due atti di denuncia per abuso d'ufficio, in questo caso nei confronti di persone da identificare, che vogliamo sapere alla fine se il mandante è stato il signor Noè o è stato qualcun altro. Poi per abuso d'ufficio vero e proprio nei confronti del signor Noè, perché lo stesso ha dichiarato ai media, nell'ambito, diciamo, di quelle che erano state le multe archiviate, che erano stati archiviati in modo analogo oltre 1200 procedimenti. Allora vogliamo sapere dalla Procura della Repubblica se questo mezzo irrituale di archiviazione delle multe che il signor comandante avrebbe fatto ha riguardato anche altri personaggi del comune, quante multe sono state archiviate e soprattutto se ciò configura l'ipotesi di abuso d'ufficio.